squadre che entrano sul terreno di gioco. Si gioca naturalmente allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, campo neutro. Il Brilli Peri di Montevarchi non è ancora a norma e dunque la casa del Montevarchi è il Mannucci di Pontedera. Ci sono tanti cambiamenti nell'undici iniziale: ben 6 in grosso, Iannes in difesa, poi Cancellotti sulla fascia destra, Rizzo a metà campo, non al meglio Pompetti, davanti Galano, soprattutto Rauti che è la novità sostanziale. 3-4-3, sistema di gioco speculare da parte della squadra di casa. Davanti naturalmente Baranca, Gambale e Yalov, subito al 17esimo secondo, pensate, reattivo in uscita di Gennaro su Gambale, la palla viene deviata dallo stesso Gambale, ma l'arbitro erroneamente a torto concede il calcio d'angolo, senza esito naturalmente per la squadra di casa che continua ad attaccare. Grande ritmo, grande aggressività, qui si fa prendere prende il tempo al suo avversario Iannes Gambale, ma è bravissimo ancora una volta il portiere di Gennaro in uscita. Poi attenzione sinistro, una rasoiata di Amatucci, il migliore del Montevarchi, il palo clamoroso, non ci arriva in questo caso di Gennaro, davvero una grande opportunità per la squadra di casa allenata da Roberto Malotti, il palo pieno colpito da Amatucci, uno dei centrocampisti della formazione toscana. Poi ancora il Montevarchi che sfiora il gol del vantaggio con lo stesso Gambale, il pallone termina di un soffio alla sinistra della porta, difesa da Di Gennaro. Grande sofferenza da parte del Pescara nel corso del primo tempo, il Pescara non riesce a trovare proprio le distanze tra i reparti, la palla viene allontanata sempre in difesa, il Pescara non riuscirà a concludere mai nei primi 40 minuti di gioco. Ci sono delle proteste qui, ma non c'è nulla a nostro avviso da parte della squadra allenata da Malotti, segnatamente da parte di Yalov, il gol sul calcio di punizione se lo procura Galano, molto bravo nella circostanza il fallo di Mercati, e sul punto di battuta bravo altrettanto Memushai, la palla scavalca la barriera, non perfetto, non impeccabile, dire il vero, il giovane Rinaldi, l'estremo difensore del Montevarchi, classe 2002, non ancora 19enne, in prestito dal Parma. Dunque 1-0 Pescara, minuto 41, la partita cambia completamente nella ripresa. Guardate che opportunità per Dursi, che soffia, è bravo a soffiare il pallone al suo dirimpettaio, poi si lancia in campo aperto, manca però la lucidità necessaria, occhi negli occhi, faccia a faccia con Rinaldi. Dunque la Pescara spreca con Dursi, ci sono diverse sostituzioni, la prima quella di Ingrosso per un problema alla spalla, al suo posto entra Paolo Frascatore, sarà il match winner di questa partita. La Pescara continua ad attaccare, è cambiato completamente l'atteggiamento da parte della squadra biancazzurra, qui ci prova De Marchi, entrato in corso d'opera, palla indietro e c'è l'intervento risolutivo di Amatucci, ripetiamo, il migliore della squadra toscana, tra l'altro capitano classe 2002, al 71esimo il cross di Bassano completamente dimenticato da Anzita, l'esterno di fascia Lischi, sesta stagione nel Montevarchi, il pareggio della squadra di Malotti, siamo giunti al 71esimo, dunque 1-1, sicuramente una defaianza da parte del reparto arretrato, c'è stata una bella azione sulla fascia, Bassano che ha messo a sedere Iannes, il cross all'altezza del secondo palo, completamente dimenticato da Anzita, il giocatore della squadra di casa, vale a dire Lischi, ripetiamo, sesta stagione, classe 96, 1-1, ma la Pescara si riversa nella metà campo del Montevarchi, il sinistro di Memushai, buona partita da parte del capitano, la palla si alza sopra la traversa della porta, difesa da Rinaldi, e poi ancora Anzita, si allunga Rinaldi, sbaglia in fase di impostazione Mionic e non riesce a inquadrare il bersaglio grosso col destro, il piede a lui meno congeniale, appunto Anzita che voleva rifarsi dopo l'errore in occasione del pareggio. Il Pescara attacca a pieno organico, siamo nel finale di partita, Iannes lo spunto, serie di deviazioni, l'ultimo tocco è di Paolo Frascatore, ci fidiamo di lui perché lo ha detto a microfoni accesi in diretta col nostro Enrico Giancardi, primo gol
gol con la maglia del Pescara, lo spunto di Ianes, la deviazione anche di Rinaldi e poi all'altezza del secondo palo di testa firma il gol del successo il difensore del Pescara, che aveva preso il posto di ingrosso dal minuto 59. Il Montemarchi era passato alla 4-2-4, aveva cambiato sistema di gioco il tecnico Roberto Malotti. Alla fine il Pescara si impone 2-1, decide Paolo Frascatore, Pescara in testa al girone B, splendida solitudine.